Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel secondo video assaggio ma anche recensione. Quindi mi raccomando, non vi perdete l'unboxing e neanche il primo video assaggio. Pronti? Andiamo. KitKat cheesecake. Vai. Rosa. Io. Che bianco. Proprio è un bel gelato. Metto pure vaniglia. Yogurt, proprio un misto. Senti molto la vaniglia. Dai, ci sta molto particolare. Buono. Wow. Ho colato un bianco attorno. Un bel 7. No, sto dicendo io. Ci sta. Ok, vai, te la voglio dire sempre col dolce perché abbiamo più prodotti dolci che salati. Secondo prodotto, Laio. Questo devo andare a guardare bene il gusto perché questo qui però è un'edizione limitata, quindi è dolce e salato. Che cos'è, il riso soffiato sopra? No, proprio nocciole. Vedi, sono nocciole e riso soffiato. E il burro cioè la nocciola. E io penso che siano proprio questi i pezzi burro d'arachidi. Riesco a capire perché sono così piccoli. Vado. Allora, già spesi, si sente tutto. Abbiamo visto tra l'arachidi e caramello. Lo sente il salato, eh? Molto dolce. Il cioccolato non si sente per nulla. Sembra di mangiare lo Snickers. La forma di Lion. Buono. Però è buono. Si sente il salato e il dolce, però, Senti più salato che dolce. Mi è piaciuto. Buono. 8,5-9. Stessa cosa, 8,5-9. Linda. Gusto. Salted caramel. Salted caramel. Ma si apre così. Stessa fisica. Ragazzi. Ah, dentro c'è tutta la... tutti i gusti. Quello che non abbiamo preso è strawberry cheesecake, secondo me. E lo devi prendere. Però mi piace che lo puoi riporre qua. Proprio. Salato. Gianna ci ha fatto un salarino. Wow, non oso immaginare cheesecake a fragola. Wow. Bello. Perché solo caramello, sennò mi poi diventa invece salato. Invece il fatto che c'è quel salato dentro. Mamma mia. Io combo dolce e salato, io amo. Io un bel 8,5-9 io lo do. 9, pure 9. Adoro. Lays! Gusto teriyaki, giusto? Sì, questa sangue. È una super novità, quindi non ci resta che schiacciare. No, speriamo di no, perché sta quasi quattro anni questo pack. Oddio, la tua faccia... No, si sente. Mi ricorda tipo acidità e cosa, non so. Sono tipo rustiche. Tipo 50.000. No, sono buono. Mi sento un pollo. Volevo pollo. Rosmarino. Buono. Mi vale la pena? Oh yes. Pure delle vecchie che comprammo tipo teriyaki pure erano buone. Bella. Col pecco tutto scuro. Sto itinerando. No, non sono simili però. Sono simili ad un gusto che abbiamo già provato. Vedi.
No, buone, buone. Ok, quindi io direi di fare prima questo. Esatto. Nel caso in cui ci dovesse andare male, abbiamo un'altra. Ma io non penso, alla fine è solo esteticamente che sono rosa, ma sono comunque all'interno, a parte che è una crema di marshmallow con il cioccolato, Mirsis Fresh Lace. Okay. Ma che lo a carote, non ha pigliato. No, no, non ce l'avevo. Mamma mia, faccio una fatica assurda. Vedo una crema che esce pure in mezzo. Mamma, dopo lo stomaco. Oh cazzo, che faccio, amore? La mia faccia dice tutto. A me. Ma ho il freddo addosso, credimi. No, non è male. Ah. Ah, però è marmano. Ma pure dentro. Mi piacciono queste cose. Ah, mi serve un attimo. Se siete un amante dei marshmallow, ma mi sa che ho fatto un macello a terra, addosso, ho fatto un macello. Comunque, se siete un amante dei marshmallow, secondo me questo vi piacerà molto, perché alla fine fuori è ricoperto, dentro anche c'è proprio la crema del marshmallow. Cioè, l'unica cosa che sto sentendo. Però il cioccolato si sente. Però sinceramente, allora, mi sento di darvi, secondo me, un 7 per l'estetica, però come sapore alla fine è un 5,5. Che alla fine l'estetica è sfizioso. Però sinceramente io non riuscirei mai a mangiarlo tutto, ma neanche una metà. No, io 3. Mi dispiace, ma è una cosa mia soggettiva e personale. No, però neanche a me mi ha fatto impazzire. Questa è una cosa buona. Reese's Big Cup con i pretzel. Questo secondo me è una chicca. Questo è pure quello gigante. Mamma mia, ce ne sta uno dentro perché. Qual era quello che ci piacque tantissimo? Quello proprio tutto buono da raggedy che non c'è la faccia di cioccolato. Ok, vai. Ci sente tantissimo il burro da raggedy. Questo mi sperpa. Vai. Buono. Guardi qua, sì. La fine è valore, cioè c'è poco dentro di mamma. Si morisse, sì, normale. Anche se c'è scritto prezzere, si sente questo croccantezza. È coperta dal burro d'arachidi, quindi non si sente il prezzel. C'era o non c'era? Cioè non si sente il prezzel come sapore, no. Si sente come croccantezza. Perché alla fine non è che i prezzel sono nell'impasto. Cioè sono messi solo a pezzi così, quindi non prende il sapore del prezzel, diciamo, no? Però è leggermente più salato. Sì. Però guarda, sinceramente non mi ha fatto impazzire. Cioè tra questo e quello classico, io ripeto, io preferisco quello là, tutto burro d'arachidi, cioè quello è eccezionale, l'avete provato anche voi, mi avete detto Giulia, avevi ragione, quello è veramente buono. No, ma sinceramente, non sinceramente. Sinceramente. Pringles! Per la gioia di Giulia. Proprio la coppiata vincente. Esatto. Formaggio piccante. Cheddar. Questa è forte. Chissà picciolo. Perché qua c'è un termometro. Porca miseria. New, però per un'unità. Lascio dire che abbiamo provato tutte le Pringles, questi particolari. Stava proprio rossa. Sono rosse. Non li dovevamo prendere questi gusti, non ci dovevamo fare più. Si vede, secondo te. Ma sicuramente, ora tiro uno a fuori. Zonzonzonzon. Mamma, com'è rossa! Girala, girala che si vede di più. Mamma, questa parola. C'è una cincin. Croccin. Mamma mia! No. No, non mi sento più la lingua. Però vedi, non è che in gola, proprio la lingua me la sento. La lingua. Solo quella.
amanti del piccante, ma proprio chi lo piccando forte fa da paralizzare proprio. Fa il vostro caso. No. E mo chi si mangia? Insomma. Madonna. E va bene. Dai, però devo dire la verità, tutto sommato questi video bene. Ci stanno andando bene. Ma l'ultimo, ma l'ultimo, ma l'ultimo non abbiamo piccante. Ma tu la vuoi finire di comprare queste cose piccanti? E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.